Stato e a quei pochi tutti presenti, perché ovviamente e così deve essere, oggi abbiamo uno straordinario, bellissimo disequilibrio di genere. Allora, questa è un'iniziativa, devo dire, veramente interessante. Io appena ho letto, diciamo, di questo progetto, ho cercato di avere informazioni un po' più dettagliate, perché si tratta, credo, di un progetto quasi unico, e mi riferisco alle accademiste, non so se qualcuno ha mai chiamato così, ma da oggi voi siete delle accademiste, cioè che si accingono a seguire un percorso. Allora, io devo ringraziare prima di tutto le nostre ospiti, quindi Tracy Dover Pounds, che è sempre vicino a noi, la nostra console generale americana, a cui farei un applauso, perché ogni del Dipartimento di Stato americano, che è finalizzata all'implementazione dell'imprenditorialità femminile. È un progetto che il Dipartimento di Stato americano ha implementato in più di 100 paesi nel mondo, non era ancora implementato in Italia, ma da quest'anno, grazie alla partnership con l'Università Federico II, sarà possibile accedere all'Academy anche qui da noi a Napoli. Le partecipanti seguiranno un modello di training combinato con lezioni online dell'Università dell'Arizona, che verranno poi integrate con attività in presenza che invece si svolgeranno qui in Federico II. Saranno lezioni di docenti della Federico II, esperti del settore business, imprenditori e imprenditrici di successo, e in più faranno delle attività di gaming con giochi di carte finalizzati a farle sviluppare abilità utili a chi vuole fare impresa. Posso realizzare qui in Italia, perché sono straniera, questo è più difficile, ma quando ho visto questa pubblicità di questo progetto, pensavo, perché no, almeno magari riesco a trovare qualche informazione, qualcosa studio qui, come funziona qui, magari nel futuro riesco a realizzare anche qui il mio sogno, che non ho potuto realizzare in Ucraina. Adda, scusa, abbiamo un po' di canzoni belli, perché hanno fatto esplodere, li abbiamo usati per pulire. Sì. Dell'altro mondo, perché sia del sud, cioè noi, diciamo, tra quelli che se ne vanno al nord, se vanno a fare le magistrate al nord, e quelli che vengono da noi, ne abbiamo un più 9%.